Ciao amici di Napolitai, il giorno prima di Napoli-Fiorentina, partita importantissima tra Scaramanzì e poi Wagyu. Dobbiamo parlare dei saggi, iniziamo! Il giorno prima... Napoli-Fiorentina, partita importantissima perché bisogna dare continuità a quello che abbiamo visto in campionato, ma anche alla parentesi Real Madrid, perché nonostante tutto il Napoli ha giocato bene al di là del risultato, ma di questo ne abbiamo parlato tanto, no? Avete visto l'analisi tattica su Napoli-Real Madrid? Ma siete pazzi se l'avete persa, andatele a vedere perché ci sono dei mini video importantissimi, c'è la fase di pressione, andate per chi non lo ha fatto, per chi non l'ha fatto velocemente andate a vedere quello che è successo in Napoli-Real Madrid, ma parliamo di domani in Napoli-Fiorentina. Italiano ha tante scelte, lui è uno che cambia tantissimo, no, la squadra, perché ha una rosa abbastanza adeguata, quest'anno ha tantissimi calciatori, può tranquillamente passare da Arthur a Maxim Lopez in cabina di regia, può passare per esempio da Duncan a Bonaventura, Mandragora, ci sono i centrocampisti, a sinistra ce l'ha in abbondanza, c'ha per esempio Brecalo, che secondo me dovrebbe giocare titolare, ma stasera alle 23 live pre-match, dove andiamo a fare le probabili formazioni della Fiorentina, quindi di Vincenzo Italiano, e anche quelle del Napoli, quindi non mancate alle 23 precise, perché porta bene il pre-match di Napolità. Se non vi state attenti e poi non vi lamentate, che se non venite a fine che succede qualcosa e dovete venire. Poi soprattutto dovete dire le vostre formazioni, perché io trovo veramente degli spunti fantastici tra i commenti, non mancate. Vi dicevo, Italiano è pronto, a sinistra per esempio c'ha Brecalo, c'ha Iconé, c'ha Nico Gonzalez che può venire a giocare anche a sinistra, c'ha Sottil. La rosa della Fiorentina è buona e ricordiamo che la Fiorentina ha giocato giovedì, quindi sicuramente ci sarà qualcosa di diverso. Cosa ci aspettiamo? Una Fiorentina aggressiva? Pressing a tutto campo? Una costruzione molto oculata? Lui fa l'ultimo gol contro l'Udinese. Poi l'Udinese lì è una partita proprio particolare, perché la Fiorentina vince 2-0 facendo addirittura, mi sembra, 0.3-0.25 di XG, quindi clamoroso. Fa due gol dovendone fare neanche uno, se vogliamo mettere a confronto gli XG. Però fa un gol molto emblematico, perché c'è questa partenza dal basso, no? Questa che è proprio marchio di fabbrica di Italiano. Però c'è un qualcosa di Pep Guardiola, perché i due difensori centrali si staccano completamente, la fase difensiva in costruzione passa dal portiere ad un centrocampista insieme ai terzini che si vengono a stringere, un centrale va a centrocampo e un altro centrale va addirittura ad attaccare la profondità, e arriva proprio il gol di Martinez quarta, un gol molto molto bello a vedere, stile Guardiola, ripeto, perché lui lo fa sempre con Stones, lo ha provato tante volte. Comunque ci sono tante idee nel gioco di Italiano, però dobbiamo capire come affronterà il Napoli, perché poi Italiano è uno molto integralista, va sempre avanti con le sue idee, però può darsi pure che domani non vorrà dare questa vulnerabilità, cioè non vorrà essere vulnerabile contro l'attacco del Napoli, che ad oggi dovrebbe essere sicuramente Osimhen con Kvaratskhelia. E di là chi ci mettete? Politano? Lindstrom? Raspadori? Scrivetemelo nei commenti, quindi questo è un antipasto, perché poi stasera venite a fare le formazioni. Nel frattempo vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun contenuto e lasciare un like a questo video. E mi raccomando, iscrivetevi ai nostri social qui sotto, che hanno avuto un upgrade importante, tantissimi tantissimi contenuti, non perdeteli. Passiamo poi a noi, no? Perché c'è anche la scaramanzia in questo Napoli-Fiorentina, perché che cosa fa Garcia? Fa la stessa cosa che ha fatto contro l'Udinese, rifinitura Diego Armando Maradona, probabilmente mentre state vedendo sto video si sta facendo la rifinitura, e dopo cena con tutti quanti, stessa procedura fatta prima di Napoli-Udinese, e poi dopo tutti alle proprie case, quindi i calciatori possono andare a casa per poi ritrovarsi domani, quindi un liberi tutti, una giornata serena, rifinitura allo stadio di Dios, poi si mangia un boccone e si va a riposare, bene bene bene, importante questa procedura. E poi ragazzi, io voglio sapere i saggi.
Chi è sto gruppo di saggi? Il Corriere oggi esce con 7 saggi. I 7 saggi, ma io voglio sapere la vostra. Ditemi subito chi sono i saggi, perché per il Corriere i saggi sono quelli più longevi, cioè Meret, Zielinski e Mario Rui. Poi ci sono Di Lorenzo e Anghissà. Di Lorenzo sappiamo, no, che sono top. Cioè, stiamo parlando del capitano, è proprio quello che deve ovviamente essere il primo tra i saggi. Secondo me lì non abbiamo proprio dubbi. Poi c'è Frank Zambo Anghissà. Frank Zambo Anghissà, che pure, diciamo, è un uomo proprio del mister, che lì è senza alcun problema, senza alcun dubbio possiamo dire che è un uomo di Rudy, ed è l'uomo di Rudy che lo ha un po' messo da parte, cioè l'ha un po' tradito all'inizio, no? Perché le prestazioni di Anghissà non sono state prestazioni di livello e Rudy si era proprio dato completamente a Zambo Anghissà. Quindi abbiamo di Meret, Zielinski, Mario Rui, Zambo Anghissà, Di Lorenzo, poi chi ci sta più? Ah, mi ero dimenticato, vedi, perché ora voglio capire il Corriere, perché io voglio sapere voi che dite, il Corriere, diciamo, mettiamo da parte. Rachmani e Juan Jesus. Juan Jesus sappiamo, no, che è un leader. Rachmani è anche quello che praticamente sta gestendo la difesa da un po', quindi questi sono i 7 saggi per il Corriere dello Sport. Non ci sono Kvara e Osim, ma non perché siano meno importanti, ma perché sono ragazzi, parliamo di uno di 22 anni e uno di 24 anni e giustamente sono messi un po' da parte in questa riunione. Però ricordiamo sempre che i saggi alla fine portano quello che c'è nello spogliatoio, quindi è ovvio che magari loro parlano con tutta la rosa e poi si fanno questo incontro col mister. Il mister poi ci tiene a precisare una cosa: ma guardate che il gruppo dei saggi lo chiamo io, eh? Non pensate che loro mi stanno delegittimando e decidono loro, cioè vengono i saggi e dicono mister si fa così perché abbiamo deciso. Assolutamente no, Garcia è chiaro, è molto chiaro nella conferenza stampa, dice sono io a riunirli, però è una cosa importante. Ragazzi, fatemi sapere, e soprattutto tutto per voi è utile questo gruppo di saggi. L'ho ripetuto 100 volte in questo video perché è proprio l'argomento. E poi un'altra cosa vi voglio chiedere: ma secondo voi il cambiamento del Napoli delle prime giornate, no? Perché al di là delle vittorie si era visto Napoli così e così, è portato anche da questa riunione che c'è stata, secondo me, prima tra tutta la squadra e poi di conseguenza con il mister? Sono tante domande, perché il giorno prima della partita si fanno tantissime domande. Mi raccomando, fate sapere tutto. Questo è un video proprio short, no? Un video veloce, a parte gli short escono tantissimi sul canale, quindi vi ripeto sempre la stessa procedura: iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un like a questo video e iscrivetevi a tutti i social, perché i social sono importantissimi, stanno iniziando a volare. Mi raccomando, stasera non prendete impegni, 23 pre-match facciamo le formazioni, anzi le faccio io, la mia opinione, però le fate voi perché voglio leggere tutti i vostri commenti. Un bacio e un abbraccio da Sasà e sempre forza Napoli. Domani che cosa succederà? Ve lo dico dopo. Ciao.